Ciao a tutti ragazzi, orario un po' strano, inusuale, di solito non ci vediamo a quest'ora, ma c'è da commentare quella che è stata la conferenza stampa di Szczęsny e Massimiliano Allegri alla vigilia di Friburgo contro Juventus. Intanto Italia e Germania si uniscono in questa giornata e vanno a formare un argomento extracalcio, in realtà. Sappiamo tutti quello che sta accadendo a Napoli proprio in questi istanti e per via di vari disguidi legati ai tifosi tedeschi. Veramente ci sono rimasto malissimo quando ho visto le immagini arrivare direttamente dalla campagna e spero che possa risolversi tutto al meglio. Sicuramente questa situazione non è stata gestita nel migliore dei modi. Sicuramente queste sono cose che non ci piace vedere, perché dovrebbero essere legate semplicemente a una partita di calcio, ma non è così. Sta accadendo qualcosa che va al di là, decisamente al di là di quello che dovrebbe essere tifo, supporto e amore nei confronti di una squadra. Speriamo che possa andare tutto per il meglio, speriamo che domani possa essere tutto a posto quando la Juventus e i tifosi della Juventus arriveranno in Germania per vivere una serata europea differente, dallo status differente rispetto a quello del Napoli, ma sempre una serata europea. Vi dico subito che ho avuto delle difficoltà nel reperire le informazioni di questa conferenza stampa perché su DAZN non ho trovato niente, su Juventus TV non ho trovato il link accessibile. Avevo commentato su Twitter il post della Juventus che comunque non aveva lasciato un link per seguire veramente la conferenza stampa come accadeva di solito. Non so se ricordate, la stessa cosa era accaduta anche quando abbiamo giocato a Nantes e quindi in occasione di una seconda trasferta europea ritroviamo questa condizione di difficoltà nel reperire le informazioni direttamente. Tra l'altro, un ragazzo su Twitter mi ha detto che anche gli amici di Evere Juventino Gai avevano delle difficoltà nel reperire la conferenza stampa in diretta. Sono passato al loro canale su Twitch per vedere se la stavano trovando e è stata riprodotta alcune domande da parte di Giovanni Guardalà tramite il telefono di uno dei ragazzi. Quindi sono riuscito ad appuntarmi qualche parola di Allegri. Non ho sentito niente da parte di Szczęsny, però la Juventus ha twittato al di sotto di questo post di 5 ore fa le risposte date appunto dal nostro portiere e dal nostro allenatore. Quindi andiamo a leggere un po' quelle che sono le battute testuali riportate dalla Juventus e poi andrò a commentarvi con quelle che sono state le parole che sono riuscito io, di prima battuta di mio pugno, a buttare giù dell'intervista rilasciata probabilmente a Sky da parte di Massimiliano Allegri. E quindi inizia la conferenza stampa e Szczęsny dice: per portare a casa un buon risultato dobbiamo ripetere quanto fatto all'andata. Siamo stati ordinati, non abbiamo concesso quasi nulla, sarà la chiave. Allora oggi vi dicevo che in caso di 1-1 si andrà ai supplementari, ma ovviamente era in caso di 1-0 perché l'1-1 ci qualifica direttamente dato che abbiamo vinto all'andata. Ero ancora fisso sul risultato di Nantes, non ci sono più i gol fuori casa che valgono doppio, ci sarà un solo risultato che farà andare avanti la partita oltre il 90esimo. Ovviamente è l'1-0 per i tedeschi. Szczęsny dice la cosa giusta, all'andata non abbiamo rischiato niente, davvero praticamente niente, siamo stati ordinati, ma abbiamo anche creato tanto, non siamo riusciti a raddoppiare e chiudere la partita. Questo ci costerà forse qualcosa nella serata di domani, speriamo di no, auguriamoci di no. Ad ogni modo, non prendere gol equivarrebbe a passare il turno. E già questa è una buona notizia per la Juventus, che comunque non dovrà appoggiarsi, addormentarsi su quello che è soltanto un gol di vantaggio, perché è un attimo prenderlo, il discorso che ho fatto l'altro giorno nel video. Questa Juventus è davvero forte, è abbastanza chiaro, diretto, a maggior ragione quando si arriva in Europa. Sempre Szczęsny, il Friburgo dovrà fare gol per passare il turno, perciò mi aspetto un atteggiamento diverso. Sappiamo che loro hanno grande qualità sulle seconde palle, dobbiamo limitarli come fatto nella partita d'andata. Una cosa, l'allenatore del Friburgo ha riportato le stesse parole che aveva utilizzato l'allenatore del Nantes dicendo: se non passeranno loro sarò sorpreso, quindi gettando tutta la pressione sulla Juve, come è giusto che sia, perché stiamo parlando di squadre con un palmarès differente a livello europeo, a livello anche nazionale all'interno dei confini tedeschi e italiani. Hanno detto che però dovranno provare a fare un gol se non due. Quindi sono consapevoli di questa cosa, sanno che domani dovranno cercare con insistenza il gol e la Juve sulle ripartenze potrà essere letale. Sicuramente le palle da fermo possono essere l'arma in più per i tedeschi, cerchiamo di migliorare anche se non avremo a disposizione tutti i nostri difensori. Infatti sono uscite le convocazioni, Alexandro
e Bonucci non sono disponibili. Szczęsny dice: è stimolante giocare questa competizione. La Juve non la gioca da qualche anno e io non c'ero mai stato, ma personalmente non sento un calo di energia prima della partita. Sono molto contento per il calcio italiano che le milanesi abbiano passato il turno. Speriamo che ci riesca anche il Napoli. Noi la Roma abbiamo vinto la partita in andata, è un bel segnale. Effettivamente è quello di cui parlavamo anche questa mattina all'interno del video in cui facevamo il resoconto un po' anche sulle partite di Champions di ieri, e stasera immagino che il Napoli andrà avanti. Speriamo che possano esserci più squadre italiane possibili, più avanti possibile in queste competizioni, anche se in realtà il calcio italiano non mi sembra pronto a essere battezzato come un movimento che sta registrando un buon momento, anzi tutt'altro. Szczęsny comunque dice: ovviamente noi l'anno prossimo vogliamo giocare in Champions League, ci crediamo e daremo tutto per esserci, quindi speriamo che questa cosa possa essere confermata, anche se sappiamo che non passa solo dal campo questa decisione, passa anche dai tribunali, anche in caso di vittoria dell'Europa League, perché comunque c'è anche da fare i conti con quelle che saranno delle sentenze legate alla UEFA. E poi passano il microfono ad Allegri, che dice: difficilmente avremo a disposizione al primo minuto Di Maria e Chiesa, perché li abbiamo recuperati questa mattina, pensiamo siano disponibili a partita in corso. Poi Allegri dice: ovviamente Vlahovic è dispiaciuto perché non è riuscito a segnare, ma lo vedo in forma, sta bene, credo che il gol arriverà presto. Credo che si debba essere bilanciati nelle analisi, sono felice se le squadre italiane andranno avanti, questo è un buon segnale, ma non dobbiamo nemmeno ignorare i problemi del nostro campionato. Infatti credo che Allegri abbia dato una risposta molto interessante, anche se questa purtroppo non ho avuto modo di sentirla. Allegri dice: giocare con Vlahovic e Ken è una possibile soluzione, devo valutare le condizioni di Di Maria e Chiesa e poi prenderò una decisione finale per domani. Allora, in realtà abbiamo anche delle altre parole da commentare, come vi dicevo sono riuscito a sentire anche quelle rilasciate a Giovanni Guardalà, e vanno in una direzione un po' differente rispetto al valutiamo domani, perché dice Allegri: la convinzione di passare il turno c'è e sarebbe un bel risultato, sarà una partita complicata e difficile, il solito repertorio di Max Allegri, sarà necessario comunque essere pronti a ogni evenienza e ad ogni imprevisto. Io mi auguro che degli imprevisti possano non essercene, perché quello dell'altro giorno, l'imprevisto della Sampdoria, l'avete visto? Mi ha fatto arrabbiare non poco e ho già spiegato i motivi. In Europa è arrivata a metà marzo, questi imprevisti una squadra non li può avere, se vuole ovviamente arrivare al termine di questo percorso. Di Maria ha saltato un po' di allenamenti, stamattina ha fatto differenziato, domani vedremo se partirà titolare, ma è molto difficile, quindi aspettiamoci un'opzione differente. Allegri ha parlato di Kennedy Vlahovic, io non escludo a priori la possibilità di vedere Miretti dietro a una punta. Chiesa sembrava quello messo peggio, invece oggi ha fatto un buon allenamento, anche se difficilmente pure lui partirà dall'inizio. Io non mi aspettavo nemmeno vederlo Chiesa nei convocati, quindi sono molto soddisfatto di questa cosa. Ho preso molto paura, ma veramente molta paura, l'altra sera quando il suo ginocchio aveva detto ok, adesso no, e invece è convocato, ha fatto un buon allenamento, ci sta che non parta dall'inizio, speriamo possa essere disponibile come arma partita in corso. Momentaneamente in campionato abbiamo fatto 53 punti, mancano 12 partite a fine campionato e serve ottenere punti per rimanere dentro la Champions, anche se dipende da fattori esterni. Purtroppo siamo usciti ai gironi di Champions, ma dobbiamo andare avanti in Europa League, anche se ci sono squadre complicate da affrontare come Arsenal, Manchester United e Roma. Anche domani sarà difficile contro una squadra tosta che sta dimostrando bene nella classifica del campionato tedesco. Vlahovic sta bene, ha fatto delle buone partite, sono sereno e tornerà al gol presto. Anche i centrocampisti difensori fanno partite non all'altezza ogni tanto, ma se gli attaccanti non segnano fanno notizia. E poi Vlahovic veniva da mesi di inattività. Ora, non c'è tanto da raccontare e mi dispiace, non dipende da me, ma semplicemente queste sono le informazioni che sono riuscito a raccogliere tra la parte legata a quello che ci ha lasciato la Juventus sul Twitter e quello che ha rilasciato Allegri a Sky ai microfoni Giovanni Guardalà. Quindi spero che questo video, seppur più breve e più strano, diverso rispetto alle altre conferenze, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ovviamente domani mattina per fare un resoconto generale, cercando di capire anche le ultime dei campi, le prove di formazioni, quello che ha nella testa Allegri, capire se verrà effettuato un cambio di modulo oppure no, se Di Maria ce la farà, anche se l'ha detto Allegri è molto difficile. Vediamo che cosa succederà. La notte
volte porta consiglio. E ripeto, speriamo che tutto quello che sta accadendo a Napoli possa finire il prima possibile, perché il sostegno e l'amore verso una squadra, verso il calcio, una cosa, questo è tutto un altro conto.